Allora, tra poco ne parleremo ancora di Powell, ma prima volevo far vedere ai nostri telespettatori il nuovo Van Eck Buzz Index, ovvero il fondo investirà nelle 75 azioni più citate nelle conversazioni sui social media. Questo ovviamente è il grafico perché è stato lanciato ieri e bisogna dire che il veicolo replica l'indice Buzz che nel 2020 ha guadagnato il 78,9% fra i componenti, tra l'altro Twitter, Ford e Disney. Che cosa ne pensi di questa iniziativa? Sicuramente un'iniziativa anche in scia di tutto ciò che è successo con la cosiddetta Reddit Army, che ha spinto tantissimi titoli come GameStop, BlackBerry e AMC, titoli che un po', diciamo che non performavano abbastanza bene, addirittura erano oggetto di vendite allo scoperto, ovvero il cosiddetto short squeeze, le cosiddette, scusate, vendite allo scoperto, che vorrebbe dire shortare questi titoli, tradando ovviamente sempre opzioni. Quindi volevo chiederti che cosa ne pensi di questo nuovo ETF. Potrebbe essere un'iniziativa interessante e soprattutto come ha cambiato il mondo della finanza, Reddit e la cosiddetta Reddit Army. Allora, sicuramente il fondo non è interessante, nel senso che io nelle top 10 holdings non vedo ad esempio GameStop, Sundial, tutti quei titoli che sono altamente volatili, altamente speculativi, saliti sull'ondata Reddit. Da quel che ho letto di questo ETF, chiaramente non si basa su Wall Street Bets, non si basa su Reddit, più che altro si basa, come dicevi tu, su degli algoritmi che trovano le parole delle parole dei titoli più utilizzati, magari su Twitter, su altri canali social, anche YouTube. Io penso che YouTube sempre di più stia avendo un ruolo abbastanza importante nelle scelte di investimento di molte persone, perché alcuni video di alcune stock vedo che diventano molto virali e qualche giorno dopo noto, dopo la pubblicazione del video, noto su questi titoli della forte volatilità rialzo e quindi delle performance molto interessanti. Quindi questo ETF potrebbe sicuramente non essere male. Mi piacciono anche le holdings che ha dentro. In questo momento le holdings che vedo avere all'interno sono molto tech, quindi a parte le top 10 soprattutto, a parte forse American Airlines e Ford, le altre sono più titoli tecnologici. Non sono sicuro che si possa ancora comprare in Italia questo ETF. Penso che sia senza KID, e quindi non acquistabile da investitori non professionisti. Per essere considerato investitore professionista bisogna avere determinate caratteristiche che sono anche relativamente semplici se si ha determinato capitale da investire, da raggiungere. Non ho trovato quindi il KID, non ho trovato neanche quindi l'ISIN per poter investire su Borsa Italiana piuttosto che su Xetra o LSI e così via. Quindi per adesso rimane interessante monitorarlo. Chissà se Van Eck poi ci darà la possibilità anche di poterlo comprare a voi europei. Sì, beh, sicuramente interessante. Diciamo che gli investimenti alternativi sono altrettanto interessanti come quelli, diciamo, un po' più tradizionali, anche se evidentemente l'ETF non solo una novità sul mercato, però questo ETF in particolare, lo è.